1800 spettatori entusiasti, capita solo a Torre per una semifinale di terza divisione. Una serata speciale perché si reinaugura il Cotta dopo la ristrutturazione. Evento nell'evento, con bimbi, cantanti, pattinatrici e autorità ad alternarsi sul ghiaccio. I grandi protagonisti però sono loro, Valpigola e Valvenosta, che si ritrovano a distanza di 12 mesi nel penultimo atto della stagione. I torrelli sono al gran completo e carichi come molle. Gli altoatesini, sostenuti da un manipolo di tifosi, vogliono giocarsela. Non a caso sono la seconda forza dell'Est. L'arbitro Fabio Lottaroli, vecchia conoscenza, assistito da Oderde Scanacapra, dà inizio alle ostilità. Il ritmo è subito indiavolato, la pressione venostana complica un'uscita di zona, il disco scagliato in balaustra, lo vediamo, rimbalza sulla stecca di Paul, che solo davanti ad Armand Pilon si fa ipnotizzare dal portiere biancorosso. Alex Bertin ribalta l'azione, vede Canale che attende Pozzi e lo serve. Il tiro del numero 5 centrale, controllato da Spada. Canale va in cerca di un possibile rimbalzo e i difensori difendono il loro portiere. I giocatori si chiariscono alla loro maniera, anche questo è occhio su ghiaccio. La prima superiorità numerica spetta alla Valpigol, Silva si incarica della conclusione e il disco fa risuonare il palo. Gardiol, nella più classica delle sue azioni, aggira la porta, chiede la collaborazione di Penna, poi si incarica lui stesso della conclusione, mira alta. Marco Pozzi ruba un disco sulla blu, Canale è solo, ma Spada dimostra di essere un portiere di livello. Sull'altro fronte Paul cerca Oberfriniger, Armand Pilon non trattiene ma poi si distende davanti a Wunderer, duello da Serie A, lo vince Pilu. La partita è piena di ribaltamenti di fronte, serve un gol per spezzare l'equilibrio. Se ne incarica la seconda linea della Valpigol, Gardiola e Penna lavorano un disco in balaustra, il 54 guizza verso Cordin che controlla e cerca il primo palo. Il Cotta esplode come ai bei tempi, l'intensità del boato ci riporta indietro di qualche anno, lacrimuccia. La visuale dietro porta mostra con precisione, anzi la precisione di Fefe, che indovina l'unico spiraglio. Pilon e Bertin rilanciano l'azione approfittando di un cambio di linea venostano. Boaretto è bravissimo ad arginare Pozzi, a consentire ai compagni di recuperare, ma la Valpigol schiaccia gli avversari davanti porta. Ci provano Duran Varese e Pozzi, il tiro decisivo però è di Nicolo Rocca. In appena 50 secondi i biancorossi hanno trovato due reti, un colpo psicologico per i venostani che fino a quel momento sono stati pienamente in partita. Per Rocca è il 18° gol stagionale. Beniamin Wunder, tecnico del Wischgau, mette ordine con un time out, ha ragione. La Valpigol cerca il terzo gol grazie a una combinazione spettacolare che porta Penna al tiro. Fuori. Con Bertin in panca puniti, il finale di frazione di marca altoatesina, il rovescio di Oberfriniger va fuori di un centimetro. Ultimi secondi, Simon Mayr mette Paul di fronte al portiere, Pilu dice di no, i suoi compagni fanno valere le sue ragioni. Il primo tempo si conclude nel migliore dei modi, il tabellone indica un 2-0 davvero pesante. Nella frazione centrale la Valpigol fa valere tutta la sua esperienza, le volpi del ghiaccio si sbilanciano in avanti, i biancorossi giocano di rimessa, Cordin se ne va insieme a Pozzi ma fallisce il 3-0 solo davanti a Spada. Quella buona è la controfuga successiva, Pozzi vince l'ingaggio difensivo e lancia Canale con un meraviglioso pallonetto per Bum Bum Univitanozze, due difensori alle spalle, portiere battuto, 3-0, grande festa. Il Valvenosta ha un sussulto dopo tante belle azioni fallite di un soffio, segna con un tiro sporco di Fabian Nagel. Simone Armand Pilon è coperto e tradito da un rimbalzo. La Valpigol però è diventata padrona della pista, Spada è costretta agli straordinari, Cordin di prima intenzione ne saggia la bravura. La potenza di Bertin anche in proiezione offensiva è devastante, Spada gli chiude la porta ma non può nulla contro la premiata ditta Canale Pozzi. Per il top score della Valpigol è la prima rete della serata. Rivediamo tra poco, sono immagini didattiche, non si può lasciare un disco a Pozzi a 2 metri dallo slot, il 4-1 con cui finisce il secondo tempo. Eccoci nel terzo drittel, 20 minuti che la Valpigol vuole utilizzare per dilagare. Bastano 70 secondi, la prima linea va in rete. Canale Pozzi ormai hanno le chiavi della difesa venostana.
È davvero deliziosa la finta di Marcolino su Spada, che cade per la quinta volta. L'allenatore richiama il promettente portiere 19enne, non merita di subire altri gol. Sul ghiaccio si rivede Johannes Tappeiner, che ha 22 primavere in più e giocava già al filatoio. Con Tappeiner però la musica non cambia. Ecco Silva, generoso, che preferisce l'assist al tiro. Rivoira non trova il gol, allora ci pensa Pozzi. 6-1. Ancora una volta la retroguardia altoatesina ha lasciato troppe opportunità alle bocche da fuoco torrese. Minuto 45, uno dei momenti più emozionanti della gara. Penna e Tura vengono penalizzate da Lottaroli per 2 minuti. Il tecnico del Vishgau toglie quindi il portiere per giocare in 6-3. Il penalty killing dei terresi è davvero straordinario e non lascia spazio per conclusioni pericolose. Qui Bertin si immola tuffandosi sulla traiettoria. Proprio nel momento in cui si conclude la seconda penalità, la ripartenza dello stesso Alex Bertin si conclude con una rete a porta vuota e il giusto premio per tanta generosità. Il Valvenosta non c'è più e subisce l'ennesima rete in controfuga. Buon lavoro di Pozzi in interdizione, canale e veloce e preciso. Eh sì, questa volta è proprio il caso di dirlo, Boom Boom ha messo il disco là dove la mamma teneva la marmellata. Ecco qua. Gli animi si scaldano e tra i gladiatori ci si scambia qualche apprezzamento. A Lazio tra una settimana sicuramente ci saranno dei discorsi da riprendere. Lo speaker Vignolo saggiamente invita alla calma, però lo fa in piemontese. Pensate che ci sia bisogno di qualche traduzione? Non si placa, figuriamoci l'attacco biancorosso. La trama offensiva ispirata da Lorenzo Penna è davvero da applausi. Vediamo, ecco qua, ancora Penna per Cordin, si gira ancora dietro la porta Cordin e il tiro all'incrocio dei pali. Splendido, splendido davvero, grande Fefe. Lui e Bertini migliori in pista, il gol lo rivediamo da dietro porta, il decimo a Chitocco l'abbiamo appena evocato, è proprio Alex Bertini che pesca il jolly con una staffilata che merita di essere rivista al rallentatore. Mentre il pubblico ormai scandisce il conto alla rovescia, c'è gloria anche per Davide Migliotti che salta Tappeiner e poi nel sacco l'ultimo secondo. 11-1, rivincita Lazio sabato 9. Innanzitutto la Valle si è ripreso il Cotto Morandini con questi 1800 persone che sono venute a vedere questa semifinale. La partita è stata molto bella e come sindaco sono molto orgoglioso perché siamo finalmente riusciti a concludere questi lavori di ristrutturazione edilizia del palazzetto del ghiaccio grazie ai fondi post-olimpici. Oggi abbiamo questo stadio è diventato ancora più bello, più efficiente, più sostenibile e quindi può dare maggior futuro ai nostri ragazzi, ai nostri giovani che su questo ghiaccio incominciano a giocare, a divertirsi e a diventare piccoli atleti, piccoli campioni. Quindi siamo molto soddisfatti, è stato sicuramente un anno difficile perché abbiamo dovuto mantenere il palazzetto aperto. È stato un grandissimo sforzo mantenere il palazzetto aperto con un cantiere e mantenere l'attività in esercizio, cioè tutte le giovanili, tutta la prima squadra ha potuto giocare, quindi è stato complesso dal punto di vista tecnico, ma ci siamo riusciti e oggi poi con questa bella vittoria è stato un ottimo risultato, una bella festa per tutti. Primo tempo hanno spinto parecchio e sinceramente non mi aspettavo dopo il loro viaggio spingessero così. Sul lato tecnico e tattico non li conoscevamo, cioè li conosciamo per quello che abbiamo visto l'anno scorso, però hanno fatto un gioco molto semplice, però efficace nel primo tempo. Noi abbiamo avuto parecchie occasioni, abbiamo fatto comunque abbastanza gioco anche noi, ma non siamo riusciti a sfruttarle tutte se non verso la fine del primo tempo quando ci siamo sbloccati e da lì poi siamo riusciti a andare, non voglio dire in scioltezza, però a portare il nostro gioco in pista e quindi da lì poi è cambiata la partita. È stato un momento che la partita è diventata anche una partita di hockey fisica, anche ruvida. Ecco, forse è la prima volta quest'anno che ci sono stati dei momenti in cui è servito anche gestire da questo punto di vista. Sì, verso, diciamo, quando ormai la partita era chiusa, giustamente loro ci hanno provato anche in vista della prossima partita a Laces,
ci sta in una partita di playoff, durante i playoff, fare anche queste cose, cercare di tirare in mezzo gli altri con qualche acciacco, con qualche squalifica, quindi fa parte del gioco. E in quei momenti siamo stati bravi a non reagire, purtroppo abbiamo comunque preso troppe penalità e la prossima partita in casa loro con così tante penalità sarebbe difficile portarla a casa. È arrivato il punto del campionato che è decisivo, quindi le squadre vanno a mille dall'inizio, noi ci stiamo difendendo bene per il nuovo sistema che abbiamo adattato, va benissimo e quindi andiamo avanti così e appunto va bene che entro in gioco anche io, diciamo, nella partita, se no stare lì come spettatore, come hai detto te, diventa lunga fino a fine stagione. Hai una percentuale altissima di parate, per fortuna, per merito, è arrivato anche uno shootout all'ultima partita a Pieve, non sono stati tanti gli shootout quest'anno, tante partite perse, cioè vinte con un gol solo subito, è una cosa strana. Sì, esatto, hai detto bene, è una cosa diciamo un po' strana perché abbiamo sempre avuto quel pizzico da perfezionarci nel lavoro, in allenamento e tutto, e si vedeva che in partita avevamo difficoltà, che ci perdevamo ogni tanto, magari prendevamo gol sul 7-0 che è occasioni di dischi morti, già occasioni in contropiede o cose del genere, che piano piano stiamo migliorando, abbiamo visto con Pieve siamo stati perfetti dall'inizio alla fine ed è andata benissimo. Presidente Jürgen Pircher, è stata una bella festa di sport e nel primo tempo il Val Venosta o il Vischgau è stato veramente, ha messo alla frusta la Valpigol. Se Pilon non prendeva quei 2-3 dischi sullo 0-0 poteva essere un'altra partita. Sì, il primo tempo era 50-50, poi il secondo tempo sì, ci mancava un po', si vedeva tutte le 60 minuti che ci manca un po' l'esperienza, no? In Valpellice che ha i giocatori con tanta esperienza, la nostra squadra è giovane e si vedeva lì la differenza, ma è la prima partita, c'è il Valpe che deve venire da noi e poi vediamo, spero che sì, adesso tutti sono delusi, ma è playoff, è normale. Giocare davanti a 1800 persone in una semifinale di Serie C non è da tutti i giorni. Non è, diciamo, in Italia non è normale, ma è bello, no? Era una bella esperienza anche per i nostri giovani giocatori, per esempio il portiere, no? 19 anni, il difensore Nagel Fabia anche del 98, bello lavorare con loro. E spero che hanno preso questa atmosfera e anche l'esperienza e ci vediamo in Val Venosta.